Fedele, che è il presidente dell'Alleanza dei Democratici e dell'Europa, il nostro gruppo parlamentare al Parlamento europeo, Guy Verhofstadt. Guy non soltanto per il terzo anno è presente a Vasto, e questo mi sembra proprio un segno del legame che ha con l'Italia dei Valori, ma è anche un presidente di gruppo parlamentare a Strasburgo e a Bruxelles che costantemente incalza il nostro governo nelle sue contraddizioni e nelle sue anomalie rispetto al resto d'Europa. Tante le battaglie che con Guy abbiamo condotto in Europa, l'ultima è stata soltanto lunedì scorso, questa settimana, quando il primo parlamentare nell'aula di Strasburgo che si è alzato per protestare con il presidente del Parlamento sulla stranezza e le anomalie protocollari, chiamiamole così, della visita che il giorno successivo, martedì scorso, il nostro presidente del Consiglio avrebbe fatto a Strasburgo, è stato Guy Verhofstadt. Seguito poi da altri, seguito naturalmente anche da noi, ma Guy non gliel'ha lasciata passare liscia al nostro Presidente del Consiglio, come una forza europeista, una forza attenta a quelli che sono i valori del nostro partito, anche in Europa deve fare. Guy, grazie mille ancora. Grazie Niccolo e grazie Antonio, grazie del vostro invito. Io sono partito questa mattina alle 5. Io sono partito questa mattina alle 5 in Belgio per essere tra voi, perché tutti gli anni voglio partecipare a questa festa della democrazia. Infatti non è solamente una festa della democrazia, io penso che tutti gli anni si vede che questa festa è anche la festa della vera alternativa politica per l'Italia. Questa è la significazione di questo giorno. Allora, cari colleghi, cari amici, l'ultimo anno abbiamo affrontato insieme in tutti i paesi dell'Unione momenti molto duri, penso. Gli effetti della crisi economica e finanziaria, i cambiamenti profondi in Nord Africa, la stigmatizzazione del fenomeno dell'immigrazione, e a volte l'Europa si trova in una vera tempesta, una tempesta sull'euro che non è ancora finita. E in questo periodo difficile io penso che non è esagerato di dire che noi, le liberali e le democratici, siamo all'avanguardia della soluzione e delle riforme per risolvere questa crisi. Soluzione e riforme che vanno contro il cinismo nazionalista che si vede in troppi paesi europei e contro la retorica populista che si vede in troppi paesi europei. Se la Commissione europea ha proposto ieri una nuova governanza dell'area Schengen più europea che garantisce la libertà di circolazione contro i riflessi egoisti della Francia, dell'Italia, della Danimarca, è a cosa nostra del gruppo Liberali e Democratici. E sì, la Commissione europea presenterà in 2 settimane proposta sull'euro obbligazione, un elemento, io penso, necessario per risolvere la crisi, è a cosa nostra. E sì, ieri il Consiglio dei Ministri delle Finanze ha finalmente accettato delle sanzioni preventive per garantire il patto di stabilità per l'euro, e a cosa nostra. E se oggi un grande numero di Stati
riconosce il Consiglio nazionale di transizione in Libia è sempre a cosa nostra. La prima volta che il primo ministro del Consiglio nazionale della Libia, Jibril, è venuto in Europa è stato sotto nostro invito, perché noi fin dall'inizio abbiamo creduto nel spirito democratico di tutte le rivoluzioni nella regione. Allora, è importante di dire perché siamo arrivati alla crisi in Europa. La crisi la più profonda mai conosciuta in Europa. Io penso che i nostri leader hanno fatto tre errori fondamentali. Un errore strategico, un errore tattico e un errore di metodo. Strategico perché hanno fondato un'unione monetaria senza creare un'unione economica e fiscale. Allora, ti dica sempre, una moneta unica, con 17 governi, con 17 politiche economiche diverse, con 17 mercati obbligazionari diversi, questo è impossibile, non esiste in nessun'altra parte del mondo. E poi ha fatto anche, penso, un errore tattico. Fino all'inizio della crisi, 18 mesi fa, i leader europei hanno esitato, hanno preso mezze misure e hanno creato tante volte una vera cacofonia. E penso però che l'errore di metodo ha fatto ancora più danni. Dall'inizio della crisi i governi hanno preso accordi con il metodo intergovernativo, senza utilizzare le istituzioni europee, comunitarie e esistenti. E il problema è che i mercati finanziari non credono che gli Stati membri sono capaci di creare sufficiente disciplina e solidarietà. Disciplina e solidarietà che sono i pilastri per una moneta unica. In altre parole, amici, nessuno credo che i peccatori sono capaci di imporsi la penitenza per questo che ha bisogno di un'autorità indipendente, non un prete naturalmente, ma almeno la Commissione europea e la Banca Centrale europea. Allora, a dispetto degli errori fatti, per terminare questa crisi esiste solo una opzione, solamente una riforma profonda di tipo federalista puoi salvare l'euro e l'Unione Europea. E quindi serve un mercato unico euro obbligazionario, un patto comunitario per la crescita e l'occupazione e un governo economico per la zona euro. Ma è un vero governo economico, un governo che necessita un trasferimento massivo di sovranità nazionale verso il livello europeo, verso la Commissione europea. E non la proposta di Merkel e Sarkozy di organizzare due volte all'anno un incontro tra i 17 primi ministri della zona euro. Dopo 9 anni di esperienza posso dire che un vero governo si incontra 2 volte a settimana e, se è necessario, 2 volte per giorno e non 2 volte l'anno. Non si tratta di un gioco. Collega, non dobbiamo avere paura di usare le parole giuste. Dobbiamo fare un salto federale e dobbiamo creare gli Stati Uniti d'Europa. Non in 10, non in 20 anni, oggi deve fare questo. E amici, io sono fiero dei nostri colleghi dell'Italia dei Valori, di Niccolò Rinaldi, di Sonia Alfano, di Gia Maria Uggias, di Gianni Vattimo e di Andrea Zanoni.
perché sono dei veri europeisti e dei veri federalisti, e perché a differenza di molti politici europei sanno che la politica europea è ormai politica interna, e per questo serve più Europa e non meno, un'Europa liberale, democratica, riformista e federalista. E caro Antonio e cari amici, le sfide a livello europeo sono le stesse in Italia. In più, quello che accade in Italia sta influenzando l'intera Unione Europea. Se l'Italia va male, tutta l'economia europea ne risente. Ma per ristabilire la credibilità dei mercati rispetto all'Italia serve molto di più di una veloce visita del Presidente del Consiglio a Strasburgo ho avuto l'impressione che sia venuto per non essere in Italia quel giorno là. Questa è la mia idea, ma è una supposizione. Amici, tanto l'Italia che l'Europa hanno bisogno di un cambiamento, di una vera politica alternativa, da una vera visione per l'avvenire. Noi liberali e democratici abbiamo questa visione, una visione liberale, democratica, riformista e federalista. E per fortuna in Italia c'è l'Italia dei valori. E tu, Antonio, e voi tutti dell'Italia dei valori avete fatto sognare tutti i colleghi liberali e democratici dell'Unione. Ha fatto sognare tutti i colleghi con i risultati degli ultimi tre referendum e con il risultato delle elezioni che hanno incoronato il nostro Luigi De Magistris. Voi, l'Italia dei valori, voi date voce ai cittadini italiani e sono sicuro del vostro successo futuro. Grazie e buona fortuna.